quella del dolore è una cosa con la quale io, anche discutendo con mio fratello, non sono mai riuscito a convincerlo della necessità per ciascuno di noi di dover pagare qualcosa di tasca nostra per poter, non dico avere meriti, ma avere la possibilità di acquisire il senso di quanto sia opposto al dolore. Se l'uomo non toccasse con mano la sofferenza, non potrebbe assolutamente capire la gioia per la fine di una sofferenza. Certo, l'uomo deve pagare un costo per questo. E mio fratello mi dice: ma possibile che un Dio onnipotente non trovi un modo che possa consentire a tutti una vittoria, ma senza dover pagare un costo che spesso è così terribile? Ecco, se non fosse che un dolore, anche quando è lancinante, ha una vita breve, ma apre all'infinita vita, fruibile in tutte le persone, in un tempo infinito, se non ci fosse questa enorme sproporzione tra il costo pagato e il vantaggio acquisito, io concorderei con mio fratello. Forse Dio non ha usato una tecnica ideale. Invece io sono proprio convinto che questa è la tecnica migliore, perché se è duro subire una sconfitta, ma essa accende un bisogno eterno di vittoria e poi si potrà vincere per sempre, ben venga quella sconfitta, ben venga quel dolore.